accompagnatore, il suo ricordo personale del noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Raccogliendo financo tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Io ho pagato all'interno della mia famiglia piuttosto duramente il mio dedicarmi a questo lavoro e lo stato di pericolo permanente che ne deriva. Mi sono illuso di avere assicurato ai miei figli un'esistenza, quantomeno per loro, pressoché normale. Non la penso più così dopo la strage che ha ucciso Falcone, sua moglie, gli uomini di scorta, perché alcune reazioni che ho avuto all'interno della famiglia e dei miei figli mi hanno fatto comprendere che purtroppo questi ragazzi pagano duramente, forse non tanto nella vita di relazione, ma nella loro crescita psicologica, questa situazione. Ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato. All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata della stanza da letto e c'era tanto caldo, perché mi dice dal castello Uttiveggio con un cannocchiale potentissimo ci possono vedere dentro casa. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico, questi elementi che porto dentro di me, io devo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Noi ci siamo spostati lì e il dottore Borsellino si è disteso sul divano e improvvisamente, lasciandoci per la verità abbastanza sorpresi, manifestando una sorta di stanchezza, di avvilimento, ecco più esattamente, cominciò a piangere, forse piangere è una parola grossa, comunque sicuramente a lacrimare, ecco sicuramente a lacrimare in modo evidente.
disse una frase del genere: non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire. Non osammo nemmeno, quasi me ne rammarico, dire: scusa, ma chi è che ti ha tradito? Perché questa è la domanda che mi porto, avessi chiesto immediatamente: ma chi ti ha tradito? E allora, quasi per cambiare discorso, per metterlo più a suo agio, dissi: ma qui com'è la situazione? E lui, come dire, continuò, cioè qui è un nido di vipere, come dire, sono andato a Roma e mi hanno tradito, qui è un nido di vipere, ecco, questo disse. Il pomeriggio del 1° luglio Paolo Borsellino è a Roma. Sappiamo che Borsellino il 1° luglio incontrò il ministro degli interni Mancino e sappiamo che Mancino solo oggi ammette che l'incontro sia avvenuto dopo averlo negato per anni. Lo stesso giorno Borsellino stava interrogando Gaspare Mutolo, un collaboratore di giustizia che accusava Contrada, numero 3 dei servizi segreti, di stare dalla parte della mafia. Finito l'incontro con Mancino, Borsellino riprese l'interrogatorio. Dopo 2 ore, tutta assieme, si siede e aveva una sigaretta in bocca e se ne accende un altro e io mi metto a ridere e ci dico: signor giudice, lei c'ha due sigarette accese. Si ipotizza quindi che Borsellino fosse sconvolto per aver ricevuto un messaggio intimidatorio proprio al Ministero degli Interni dal numero 3 dei servizi segreti in un incontro col ministro organizzato dal capo della polizia. Ho visto la mafia in diretta e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subrani si è pungiuto. Per lui l'arma era sacra e intoccabile. Come ricordo che Paolo mi disse: materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa e sino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Mi uccideranno quando altri lo consentiranno. Abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo guardati subito sul posto e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. È di nuovo sconvolta dall'attentato di questo pomeriggio, nel quale sono morti il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. L'autobomba esplode a Palermo, vicino alla casa della madre del magistrato. Decine di feriti. L'auto con l'esplosivo è stata parcheggiata per tempo davanti all'abitazione della madre di Paolo Borsellino, dove il giudice si recava spesso. Un boato, corpi dilaniati, corpi a brandelli, intere abitazioni sventrate, visi divelti. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Capormetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. La paura, guardi,
sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Non solo capaci, lei si è occupato anche delle indagini di Via D'Amelio. Si è scontrato anche duramente con il suo capo, Arnaldo La Barbera, che oggi sappiamo essere a Libropaga Sisde, col nome in codice Rutilius. È definito alla sentenza come protagonista assoluto dell'intera attività di depistaggio e addirittura intensamente coinvolto nell'attività di sparizione dell'agenda rossa. Lei, che è stato a lungo accanto alla Barbera, che idea si è fatto? È veramente lui il dominus di questo depistaggio o c'è qualcos'altro?